Ed è con grande piacere che questa settimana abbiamo nostra ospite Chiara Francini, attrice di cinema, teatro, TV e anche autrice di quattro libri di grande successo. E oggi presentiamo l'ultimo dal titolo Il cielo stellato fa le fusa. Grazie e benvenuta. Grazie, grazie a voi, grazie Elisa. In questo libro affronti delle tematiche particolarmente significative. Come mai la scelta di questi argomenti e come è nato soprattutto questo libro, se vuoi raccontarci e condividere con noi la genesi? Allora, Il cielo stellato fa le fusa è un romanzo che per struttura ricorda un po' il Decamerone di Giovanni Boccaccio. Quindi è un insieme di novelle i cui temi spaziano da fatti storici che molti lettori mi hanno detto di non conoscere, novelle che parlano di eventi di straordinaria normalità. E quindi una struttura di questo genere mi dava l'opportunità di raccontare tutta una serie di storie che mi stavano particolarmente a cuore. Ci sono appunto, c'è una novella che parla di un fatto storico che non era per certi versi molto noto e che ha a che fare con una storia che riguarda le donne che mi aveva molto colpito, è quella appunto di queste operaie nell'America degli anni 20 che vengono uccise dal radio. Grazie. Ci sono novelle invece, gli oratori sono otto persone, otto ragazzi e ragazze che si ritrovano in una meravigliosa villa fuori Firenze per partecipare a un convegno a base di cibo e cultura. E a un certo punto ricevono la notizia di dover rimanere non un fine settimana come previsto, ma devono rimanere chiusi e sprangati per ben 6 giorni. Questo viene comunicato loro dalla governante, questa Lauretta, che è questa donna agile di lingua quanto agile di mestolo. E quindi, dovendo rimanere chiusi, si guardano e decidono di fare, visto che la situazione è molto simile a quella che appunto si era verificata nel Decamerone del Boccaccio, decidono di passare il tempo e di ritrovare l'allegrezza raccontando delle novelle. Per avvicinarsi un po' all'idea del Decamerone, il Decamerone, come dice il titolo stesso, come ci narra l'opera del Boccaccio, era composto da 10 oratori. Loro sono 9, quindi il decimo oratore, che è anche un po' il narratore onnisciente, è questa creatura perfetta che è un gattone fulvo, che si chiama Rollone il Vichingo. Quindi sono novelle che parlano ovviamente, che vengono raccontate da questi oratori, che raccontando altri fatti però raccontano anche di sé. E sono appunto, fanno riferimento a eventi storici, ma anche alla straordinaria normalità che caratterizza la personalità di ogni oratore. C'è il napoletano, c'è un ragazzo che viene dalla Svezia, una ragazza che viene dall'America. E quindi è una sorta di paniere nel quale ognuno porta la propria storia, ognuno porta la propria personalità, le proprie fragilità, e nel raccontare si racconta. E durante queste 6 giornate il lettore è un po' come se prendesse per mano un amico, perché alla fine della sesta giornata c'è appunto come una sorta di disvelamento, tutti quelli che sono i minuzzoli che venivano, che erano disseminati, un po' come si succede nella favola di Pollicino. Vengono tutti raccolti, tutto si chiude ed è bello perché molte volte mi viene detto che dai lettori che è un po' come un po' come aver conosciuto degli amici che rimangono e ai quali ancora dopo aver finito il libro si continuano a chiedere dei consigli, si continuano a chiedere delle rassicurazioni, si continua ad aprire questo romanzo per sviluppare magari maggiormente una curiosità, quindi credo che in particolare sia un romanzo che ha all'interno quella che è un po' questa meravigliosa, straordinaria disarmonia che è la vita, perché un po' come nel Decamerone del Boccaccio, che venne definito una commedia umana, ho provato all'interno di questo romanzo a mettere tutto quello che siamo, quindi la bellezza, gli orrori, gli scricchioli, le luci e le ombre di quello che significa essere umani.
Nel libro la dedica recita a tutti diversi, a tutti noi, ma scrivi questo perché in qualche modo ti senti anche tu diversa in che senso? Ma io ho voluto dedicarla a tutti diversi perché appunto l'ho voluta dedicare a tutti noi, perché la diversità è, grazie a Dio, una caratteristica fondamentale di tutti gli esseri umani, quindi essere diversi significa dire siamo degli esseri umani. Tutti noi abbiamo delle caratteristiche, delle peculiarità che ci definiscono e quindi la diversità non è neanche un valore aggiunto, è un valore costitutivo degli esseri umani. Quindi è l'avere la consapevolezza di questa meravigliosa imperfezione che ci caratterizza. Quindi apro anche con una poesia di Penna, che è un poeta che io amo particolarmente, che appunto si intitola Felice chi è diverso, e dice: felice chi è diverso essendo egli diverso, ma guai a chi è diverso essendo egli comune. Quindi tutti noi dobbiamo appunto avere a cuore quelle che sono le caratteristiche che ci rendono degli esemplari di straordinaria imperfezione, quindi degli esseri umani, perché poi, come diceva Pessoa, l'umano è imperfetto perché imperfetto è disumano, quindi viva e viva la diversità a questo punto, perché ci rende così in qualche modo unici. Attrice di teatro, dicevo prima, cinema, televisione e anche scrittrice, ma come riesci a conciliare tutte queste cose insieme? Anche perché poi nel teatro sicuramente un lavoro di gruppo, di squadra, mentre quando si scrive ci si chiude forse un po' in un proprio mondo, se vogliamo. Ma innanzitutto sono una donna e quindi insomma ci viene particolarmente facile fare insieme. Sono d'accordo. Ma no, tutte le attività che tocco le tocco per la passione che mi suscitano e che io comunque e che con la quale innaffio anche le cose che tocco. Sicuramente il teatro, il cinema sono delle attività che mi mettono in relazione con molte persone. Anche la scrittura, nonostante sia un'attività che si compie in solitudine, ma non esiste niente di maggiormente comunicativo della scrittura, perché alla fine il rapporto tra lo scrittore e il lettore è veramente un dialogo fatto di carne, un dialogo vivo, a seconda della condizione, del momento di vita in cui si trova il lettore, verrà colpito, verrà catturato da alcune parole. In un altro momento della sua vita lo stesso libro, le stesse parole potrebbero colpirlo in una maniera diversa. Questo perché davvero niente come la scrittura ha nel cuore la comunicazione, il dialogo, e niente come in questo momento storico, in questo periodo storico, ha bisogno di un tipo di relazione di questa tipologia, perché in un momento in cui la vita era, la sopravvivenza era così legata al fatto di non toccarsi, le parole, il dialogo, la scrittura e quindi la lettura erano veramente l'unica cosa che poteva abbracciarsi e con la quale poterci consolare. Se il tuo romanzo dovesse diventare un film, immagini già chi potrebbero essere gli attori oppure il regista che potrebbe dirigerlo? Ma vorrei tutti attori. In realtà quando io scrivo molto per immagini, quindi è una caratteristica che mi riportano molti lettori, il fatto che vedano esattamente le scene che io descrivo, e anche quando descrivo i personaggi ovviamente sono una sorta di puzzle di tante esperienze, di tante persone che hanno attraversato, che magari sono ancora molto presenti nella mia vita. Non ho pensato, non mi viene in mente a degli attori. Forse mi piacerebbe che la regista fosse una donna, non io. E già adesso certo qualcosa di importante, ma a chi senti di voler dare voce attraverso la tua scrittura, soprattutto di questo romanzo? Ma io il desiderio che ho è quello appunto di comunicare, perché con tutti gli altri
con tutti gli altri esseri umani, perché credo che la bellezza della scrittura e quindi della lettura sia proprio questa consapevolezza che non si è soli, il fatto che le cose che tu scrivi, i colori con i quali tu imbratti le pagine sono i colori, sono tinte che vengono riconosciute anche dai lettori e non c'è niente di più bello, non c'è niente di maggiormente consolatorio, non c'è niente di maggiormente vitale che sapere di non essere soli al mondo. In questi mesi sei riuscita a girare anche due film, Altri padri di Mario Sesti e poi Addio al nubilato di Francesco Apolloni. Sei riuscita in qualche modo a conciliare sempre tutti questi ruoli da donna, come ci siamo detti anche prima, siamo multifunzionali nelle cose. Sì, assolutamente. Addio al nubilato di Francesco Apolloni, che ancora appunto è visibile su Amazon Prime, è una commedia al femminile che ha avuto molto molto successo e nel cui cuore c'è l'amicizia al femminile, che per certi versi è forse ancora più screziata, ancora più sfumata, ancora più, lasciamelo dire, ricca di quella maschile. Il film è con Laura Chiatti, Antonia Liscova e Juni Ishikawa e effettivamente la bellezza del film è questa grande sintonia, questa amicizia che si respira e che rispondeva in realtà, perché è esattamente quello che è successo sul set, eravamo e siamo molto molto amiche. Altri padri di Mario Sesti è un film che deve ancora uscire, è un film drammatico, è un film che ha nel suo cuore una tematica e un tema profondamente, profondamente moderno, ovvero la fine di un amore all'interno di una famiglia nella quale ci sono i figli, e quindi credo che una delle caratteristiche di un autore e anche di un attore sia quello di dar vita a delle opere che siano degli affreschi di quella che è la realtà, di quella che è la vita, e un affresco lo si guarda, ma di fronte ad un affresco si riflette, quindi tutte le cose che tocco, i progetti che tocco li tocco appunto per il fatto che debbano veicolare un messaggio, e in questi due film appunto rispondono a questa mia esigenza. Nella copertina del tuo romanzo poi c'è la foto di un grande gatto. Noi ti seguiamo sui social e vediamo che hai anche tu un gatto con il quale hai un rapporto, tanti scatti, quindi insomma la presenza degli animali si dice sempre che tengono molta compagnia. Poi dico, in un momento come quello che abbiamo vissuto, forse la loro presenza è stata ancora più significativa. Dico, io sono una che ama tantissimo i gatti, ne ho 4, quindi per me una casa senza un animaletto è una casa vuota. Assolutamente, penso sempre che il primo punto di partenza sia la verità. Io condivido la mia vita con dei felini e quindi parte integrante, la voce, il narratore del Cielo stellato fa le fusa è un gatto, come anche la copertina, sì. Non so se si vede, è una descrizione di un quadro di Bosch, qui c'era un carro di fieno e invece qui c'è questo grosso gattone rosso e intorno a questo gattone c'è tutta una serie, c'è l'umanità, chi mangia, chi prega, chi soffre, sopra la sua schiena c'è l'angelo buono, l'angelo cattivo, perché appunto esattamente come nel romanzo c'è la vita che vuole essere questa commedia umana, che vuole essere descritta, e il narratore onnisciente è un gatto, e nel retro c'è appunto la mia foto con quella di Rollone il Vichingo, e quindi amo, sì, vivo con i gatti, penso che siano delle creature speciali, come un po' come diceva Hemingway, i gatti hanno un'onestà emotiva assoluta, non riescono a mentire, non riescono a celare i loro sentimenti come invece fanno gli esseri umani, in particolare gli adulti. Quindi trovavo molto affascinante il fatto di questo gatto che non giudicasse ma penetrasse questi oratori fosse un misto tra un filosofo stoico, però molto carnalone, amante della vita, del cibo, delle gatte, e appunto mi faceva impazzire l'idea, esattamente come fanno i gatti, che lui li guardasse, sentissimo le sue parole, nel mentre lui con la gamba posteriore alzata si faceva il bidet, rimanendo sempre profondamente elegante. Sono i gatti.
Che progetti hai per il futuro, compatibilmente, è chiaro, con il momento che stiamo vivendo e che ci auguriamo possa portarci presto a riappropriarci dei nostri spazi e soprattutto il mondo dello spettacolo, che in qualche modo è stato quello più ferito da questa situazione, possa di nuovo ritornare al suo splendore? Ma io dovrei riprendere, sto continuando a scrivere, devo riprendere i miei spettacoli teatrali, Coppia Aperta Quasi Spalancata di Dario Fo e Franca Rame con Alessandro Federico, appena si potrà, un altro spettacolo teatrale, L'amore segreto di Ofelia, per la regia di Fanny Alexander, che è uno spettacolo anche questo a cui tengo particolarmente. E poi appunto ci sarà altro cinema. Appena si potrà tornare a rivedere le Noi ti ringraziamo per essere stata con noi, grazie per questa intervista, stelle. Grazie mille, grazie grazie a voi. mille. Ti auguriamo una buona giornata, grazie. Grazie, il cielo stellato fa le fusa. Scrivetemi se lo leggete, voglio sapere il vostro parere, ci tengo. Quindi mi raccomando, tutto il pubblico che ci segue, il cielo stellato fa le fusa. Chiara Rizzotto. Francini. Ciao, grazie. Ciao.